Dottoressa Silvia Iatta, docente presso il Lanza Perugini, questa esperienza di interscambio studentesco-culturale com'è nata? È nata da Intercultura, perché io sono presidente del centro locale qui a Foggia. Intercultura fa gli scambi di classe e allora ho proposto al mio preside, il professor Trecca, di fare questo scambio e diciamo l'abbiamo avviato. L'anno scorso siamo stati a Becei da loro in aprile e adesso insomma sono qui da noi. È un'esperienza molto importante per i ragazzi, formativa in una età in cui non sono ancora formate come persone e quindi hanno tutto da imparare e tutto da capire, che non c'è solo l'Italia nel mondo, non c'è soltanto lo stile di vivere italiano, ma diciamo ci sono altre persone, altre nazioni, altre nazionalità che hanno uno stile di vita diverso. Per la sua esperienza, questa fertilizzazione di relazioni interculturali, cosa lascia ai ragazzi? Una grande sicurezza e crescita. Io ho notato un cambiamento, sto pensando a due miei alunni in particolare dall'anno scorso. Questa esperienza li ha cambiati notevolmente, erano persone molto chiuse, che avevano anche difficoltà relazionali. E dopo questa esperienza, non so come, perché, ma è cambiato tutto. Sono diventate persone più aperte e anche con più voglia di fare amicizia. E diciamo di questo devo anche ringraziare i loro genitori, che sono delle persone molto aperte, hanno capito l'importanza di un'esperienza del genere per dei ragazzi così piccoli, perché sono, cioè, l'anno scorso... Ma hanno continuato anche rapporti di amicizie con i loro... Sulla chat non le dico, diciamo anche in privato, si sentono sempre, quindi sono diventati amici.